Un settembre sottotono per arrivi e presenze, quello registrato in provincia di Rimini dall'ufficio statistica dell'Emilia-Romagna. Complessivamente gli arrivi sono diminuiti del 4,4%, le presenze dell'1,8%. Da segnalare però come anche a settembre aumentino arrivi e presenze dall'estero, rispettivamente più 2,6% e più 3,5%, oltre la metà nel comune di Rimini. Il bilancio dei primi 9 mesi dell'anno si chiude in pareggio rispetto al 2018, considerato che i turisti arrivati a Riviera sono aumentati dell'1,2%, ma i pernottamenti non sono cambiati, 15,3 milioni. Tra tutti cresce solamente il comune di Misano Adriatico, grazie alla MotoGP e alla Spartan Race. Crescono gli arrivi del 13% e le presenze del 7,4%, con un più 14,8% di pernottamenti esteri. Mentre la maglia nera va alla vicina Cattolica, che vede un calo di arrivi del 6,5%, di presenza del 4,4%. Complessivamente i primi 9 mesi del 2019 si chiudono con 338.440 arrivi, mentre le presenze hanno registrato un calo dell'1,2%. Segno meno a settembre anche per Riccione, che vede diminuire gli arrivi del 6,8%, le presenze dell'1,1%. Complessivamente in linea col 2018 l'andamento dei primi 9 mesi dell'anno. Settembre difficile anche per Rimini, con un calo di arrivi e presenze rispettivamente del 4,8% e del 3%, nonostante la crescita consistente dei turisti esteri, più 3,1% i pernottamenti. Comunque positivo il 2019 del capoluogo, che vede crescere gli arrivi del 2,2% e le presenze dello 0,6%. Segno negativo che non risparmia anche Bellagio Marina, che vede calare gli arrivi del 4,8% e le presenze dello 0,7%. Invece, meglio, anche se con numeri ancora relativamente bassi, Sant'Arcangelo di Romagna, che nei primi 9 mesi ha visto 24.662 presenze, con una crescita del 7,7% rispetto al 2018.